Cosa sta accadendo sui mercati finanziari? Società del medesimo settore che comunicano risultati economici diametralmente opposti, ma la borsa... Allora, andiamo con ordine. Stamani vengo a conoscenza della trimestrale che è stata annunciata da Samsung, un colosso nel settore tecnologico. Ebbene, i dati si possono tranquillamente definire disastrosi. Oggi il colosso coreano ha annunciato il crollo verticale degli utili, meno 87%, il peggior risultato degli ultimi 14 anni. Lo scorso anno, tanto per darvi un raffronto, l'azienda aveva avuto un guadagno di oltre 11 trilioni di won, la moneta coreana ovviamente, quest'anno soltanto di 1,4, cioè passato da 11 a 1,4. E l'utile operativo ancora peggio, meno 95,4%, fatturato in calo del 18%. Insomma, un terremoto. Cos'è successo? Tutta colpa dei semiconduttori, soprattutto quelli legati agli smartphone, ai PC, e insomma ai chip di memoria in generale. Il mercato è in crisi da mesi e al momento non si vedono ancora spiragli, anche se l'azienda, vabbè, ovviamente si ritiene fiduciosa di una graduale ripresa del mercato nel secondo semestre. Vabbè, dopo queste disastrose notizie che riguardavano appunto il comparto dei semiconduttori, ci attendavamo un forte ribasso dell'indice americano dei titoli tecnologici, ossia il Nasdaq 100. E invece, sorprendentemente, al momento sta facendo segnare un fortissimo rialzo ed è sui massimi dallo scorso mese di agosto. Proseguiamo. Noi italiani, intendo dire, assieme ai francesi, siamo molto interessati al settore semiconduttori. STMicroelectronics, infatti, è un colosso proprio del comparto semiconduttori e anche l'azienda italo-francese stamani doveva comunicare i dati trimestrali. Ebbene, tutta un'altra storia. La società comunica dei dati estremamente positivi, superiori nettamente alle attese. Insomma, roba da stappare una bottiglia di spumante, ma anche di quelle pregiate. Si attribuisce, questo successo al fatto che STM è specializzata in chip che vengono utilizzati in particolare nel settore automotive. Vabbè, viene da dire sia quel che sia, l'importante è che i dati siano stati molto buoni. Ok, inizia a contrattare la nostra borsa e gli investitori naturalmente si aspettano un boom per STMicroelectronics. E invece, sorprendentemente, prevalgono le vendite. Vendite che continuano per tutta la giornata, alla fine un bilancio disastroso. STM perde l'8,72%. Vabbè, cambiamo settore. Ieri tutti coloro che si occupano di mercati finanziari avevano gli occhi puntati su Wall Street ed in particolare su un titolo, First Republic Bank. I giornali economici non lasciavano adito a dubbi. Quasi tutti, infatti, titolavano equiparando First Republic Bank a Lehman Brothers. In effetti, la situazione della banca californiana è disastrosa. Tanto per farvi capire così di cosa stiamo parlando, meno di 3 mesi fa le azioni di First Republic Bank valevano in borsa 145 dollari.
Ieri il titolo ha chiuso le contrattazioni a 5,7 dollari, cioè una perdita negli ultimi 3 mesi del 96%. Insomma, penso di essermi spiegato. Il motivo di questo crollo della banca con sede a San Francisco è che, almeno queste sono le voci, il governo non sembra intenzionato ad intervenire con un salvataggio. Insomma, non sembra che Joe Biden voglia ripetere quel che fece con Silicon Valley Bank. Insomma, tanto per essere chiari, si prospetta un possibile fallimento che farebbe davvero il botto, dato che, come sappiamo tutti, si ha sempre un effetto contagio, anche se stiamo parlando di una banca d'oltreoceano. Comunque ci aspettiamo che i titoli del settore subiscano un contraccolpo anche qua in Europa e purtroppo anche da noi in Italia. Quindi mi aspetto che oggi i titoli del settore bancario facciano registrare perdite anche abbastanza consistenti sulla nostra borsa. Ebbene, ore 17:30 si chiude la borsa milanese. L'indice principale ha chiuso le contrattazioni poco variato. Andiamo a vedere i titoli che hanno occupato il podio, ossia che hanno fatto segnare i maggiori rialzi. Monte Paschi Siena più 4,35%, Biper Banca più 4%, Unicredit più 3,54%. E anche gli altri titoli del settore bancario hanno registrato, insomma, rialzi significativi. E insomma, qui adesso pare proprio che la logica sia completamente saltata. E io sono sempre molto perplesso quando a vincere è l'assurdo e a perdere è la logica. Temo proprio che si stia nascondendo qualcosa di potenzialmente molto grave. Si avvicina l'appuntamento con le decisioni delle principali banche centrali mondiali e purtroppo sembra proprio che l'inflazione sia tutt'altro che debellata. Come reagiranno i mercati? Ma stiamo a vedere.